We all love the lowcountry lifestyle, which is why we should do our best to protect it. To get insurance that helps you protect your home from whatever the Low Country throws at you, contact CT & Company today. Their local agents can review your coverage to help make sure you’re properly protected. CT Lounge and Company has been helping protect and insuring the Low Country since 1850. Visit CTlounds.com to learn more and request a quote: That’s C -T -L -O -N -D -E -S com. With the Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Stai per ascoltare Review. Programma di attualità registrato in diretta in onda su parole di vita. Benvenuti ad una nuova puntata di Review. In questo lunedì 30 agosto siamo in collegamento con voi in diretta appunto dal vostro canale cristiano parole di vita, è una gioia stare alla presenza del Signore ancora per ringraziarlo di una nuova giornata, ringraziarlo di una nuova settimana. Diciamo che il tempo è il vero tesoro che abbiamo in questa vita e nel tempo noi possiamo sperimentare la presenza del Signore, crescere insieme al Signore e soprattutto scoprire qual è il vero motivo per cui siamo nati. Bene, noi ringraziamo il Signore. E invitiamo a quanti amici e quante amiche ci stanno seguendo in questo momento ad aprire il cuore a Gesù, il quale è capace di fare grandi cose per la vostra vita, e anche prendendo perché no tra le mani ogni anfratto di essa e rivoluzionandola completamente con l'amore del suo figliolo Gesù Cristo, il quale ha dato la sua vita per te, per perdonare i tuoi peccati e garantirti l'accesso a Dio l'accesso al Padre, il quale ha per te e per me un meraviglioso futuro straordinario e una speranza meravigliosa e gloriosa. Ringraziamo il Signore per questo nuovo giorno, vi ringraziamo per quanti ci scrivono e ci stanno eh, confermando i loro consensi, il loro, il loro affetto e con gioia vi abbracciamo tutti in, questa, in questo momento in cui gli abbracci sono ancora... Un po' vietati, ma noi lo facciamo virtualmente attraverso eh, la rete e la televisione. Vi ringraziamo per quanti ci contattate e per l'affetto che ci dimostrate. Come di consueto, anche stamattina partiamo con la nostra notizia. Si chiama Ina e, e pesa 3 kg. È la bimba afghana data alla luce all'ospedale di Sulmona da una donna afghana di 32 anni. La sua storia, come le tante altre dei suoi connazionali, è drammatica perché il marito sarebbe stato fucilato dai talebani prima della fuga da Kabul. La mamma di Biarezzo, che non parla italiano, è stata aiutata da un mediatore culturale presen presente lì in sala parto. Ina è la prima bimba profuga a essere nata in Italia. È stato un parto non facile, soprattutto perché dovevamo coordinarci con il mediatore culturale, ma alla fine ci siamo tutti commossi, raccontano al messaggero medici e infermieri. La 32enne ha vissuto in pieno l'inferno afghano delle ultime settimane. Prima di riuscire ad essere imbarcata in Italia ha visto la sua casa bruciata dai talebani. Al dramma dell'appartamento perso si è aggiunto un altro orrore, il marito ucciso dagli estremisti proprio davanti a lei. Nell'aeroporto di Kabul nel tentativo di scappare, l'uomo è stato accusato di essere un collaboratore delle forze straniere. La madre, dopo la fuga dall'inferno di Kabul, aveva chiesto un aiuto al personale sanitario della base logistica dell'esercito di Roccaraso, dove era stata trasferita il 18 agosto in uno dei tanti voli della speranza. E all'ospedale di Sulmona ha dato alla luce la sua piccola Ina. Che in lingua araba significa fragranza, fragranza, gloria a Dio. Preghiamo per la vita di questa bambina, che ha di per sé un grandissimo significato. Ecco, la vita e la nascita di questa piccola ha un grandissimo significato per il momento storico, appunto, eh, che stiamo vivendo. Un momento in, in, caratterizzato da guerre e violenze, ma anche da accoglienza e di attivismo, di operatività. E per la Chiesa cristiana anche un punto di vista esclusivamente evangelistico, come pochi prima. A commentare questa notizia, però, abbiamo il nostro amico e eh, pastore Vittorio Brigida in collegamento con noi, dalla Puglia. Pace, Vittorio. Buongiorno, Buongiorno a tutti, pace del Signore. Eh, sei collegato precisamente da. Ricordiamolo. In questo momento da Mottola, provincia di Taranto. Ah, molto bene, molto bene. Quindi eh, nella meravigliosa Puglia ringraziamo e salutiamo tutti gli amici pugliesi che ci seguono e possiamo affermarlo che ci hanno anche accolti in questi momenti di vacanza per tanti italiani. Bene, Vittorio, abbiamo letto di Ina, di questa bambina che, che è nata appunto a Sulmona. Cosa, cosa ti viene in mente? Guarda, la prima cosa che mi viene in mente è la bella notizia della bambina, nel senso che in questo periodo molto buio, a volte la nostra mente si sofferma subito uh, sul dramma, che comunque non va sottovalutato, ma forse qualcuno potrebbe dire, sai, però il marito che non c'è più, crescere senza un papà, scappare dal proprio paese è tutto vero e non va assolutamente sminuito nella maniera più assoluta. Però è bello sapere che c'è sempre una speranza. Mi viene da pensare quando a volte nell'asfalto vedi di nascere una piantina, no? E dici la natura è più forte. E così vedo che in questa situazione così dramma drammatica c'è ancora qualcosa che può nascere, qualcosa che può andare avanti, e credo che la speranza sia una cosa molto importante per tutti quanti noi. La voglia di andare avanti. Gloria a Dio, È assolutamente bellissima l'immagine del fiore che emerge dall'asfalto. Gloria a Dio, perché quando c'è vita, appunto, come dicevi, possiamo ancora assaporare la speranza e il futuro. Ringraziamo il Re della vita. Colui che ce l'ha donata sia nella, nel fisico e ci concede il respiro, la vita fisica, ma anche che ci ha donato la vita spirituale, la vita eterna. Che grande analogia, vero eh, Vittorio? Questa storia con la concessione che il Signore fa ai suoi figli di ricevere una vita eterna, un mondo fatto di violenza dove il peccato ha tecnicamente rovinato, inquinato, violentato ogni sfera sociale. Possiamo. Uh, dirlo senza uh, temere smentita, ogni area sociale è inquinata dal peccato. Ma quando interviene il Signore rinasce di nuovo in noi la speranza del futuro, la speranza della vita eterna, perché questo è il lavoro che fa. Ai figli il Signore concede la vita eterna. Noi siamo uh, contenti e felici di vivere questo stato d'animo, nonostante viviamo ancora in una società corrotta dal peccato e dalla violenza, viviamo però nel nostro intimo personale momento eh, quotidiano la speranza, la certezza della vita eterna e poi questo ci concede anche di girare le città, girare i mondi, girare i posti per annunciare che a tutti è aperta questa possibilità. Vittorio. Sì, consentimi anche di dire questo. Eh, molte volte davanti alle notizie drammatiche, ad esempio la morte di, del papà, no? la morte di questo marito, eh, non ci rendiamo conto invece di quanto noi stessi non apprezziamo la vita che abbiamo. Eh, intanto magari non pensiamo alla bambina, intanto pensiamo al papà che è morto, però anche in questo lancerei una sfida. Um, mentre pensi a quel papà che non c'è più quanto invece tu stai valorizzando la tua di vita magari proprio come papà magari proprio come marito forse ti stai chiedendo uh, ma quella bambina come farà senza papà uh, quella moglie come farà senza marito beh noi che la vita ce l'abbiamo pensiamo a come valorizzarla perché a volte non siamo presenti a volte non siamo dei bravi mariti, non siamo dei bravi papà e mentre ci disperiamo per queste situazioni, che ripeto non vanno sminuite, possiamo anche cogliere l'opportunità di valorizzare i giorni che noi abbiamo. Hai detto benissimo prima, la vita è un dono che abbiamo tutti i giorni e invece che lamentarci direi eh, valorizziamo di più quello che abbiamo, teniamoci un po' di più alle cose che facciamo e alle cose che abbiamo. Alleluia. Amen. Grazie per questo consiglio, Vittorio. È veramente molto prezioso, signore. Aiutaci. Vittorio, ti lascio per qualche eh, minuto, eh, torniamo alla nostra scaletta che prevede in questo momento una, eh, una rubrica che è stata registrata sabato scorso dal nostro oramai amico conosciuto pastore Gioele eh, Mirabelli, A lui do la linea. Pace, Gioele. Ciao Michele. Questo collegamento te lo facciamo dalla città di Wuppertal, dal centro città, siamo qui con la nostra chiesa a evangelizzare in mezzo alla strada, qualcosa che facciamo ogni sabato. Noi evangelizziamo perché sentiamo questo peso nel nostro cuore. Eh, C'è una storia nella Bibbia eh, e qui eh, denota il fatto che Gesù andava in cerca di chi aveva bisogno, proprio come facciamo noi. Eh, qui in Germania per la privacy non possiamo evangelizzare come vorremmo, eh, abbiamo dei bisogno dei permessi particolari, speciali, ma siamo qui ogni sabato per andare in cerca di persone che hanno bisogno. Ti posso garantire che ne troviamo di gente che ha bisogno di Gesù. C'è una storia nella Bibbia che ci racconta che un giorno Gesù incontra un uomo in una vasca, in una piscina. Questa piscina racconta la storia. Eh, eh, venivano guariti eh, gli ammalati che si buttavano per primi nell'acqua quando questa, mossa da un angelo, eh, toccavano l'acqua e venivano guariti. Eh, e Gesù un giorno entra in questa piscina, sicuramente c'erano tanti ammalati, c'erano eh, tante persone che avevano bisogno di essere guariti, avevano bisogno di miracoli, chissà quante persone cercavano di essere guariti. E Gesù ne incontra uno che da tanti anni era malato, ma le sue condizioni non gli permettevano di buttarsi per primo nell'acqua per essere guarito. Questa era la garanzia della guarigione: cioè correre in modo prima degli altri, buttarsi nell'acqua ed essere guariti. E un giorno Gesù lo incontra e gli fa la domanda che tutti gli ammalati vorrebbero sentire: cosa vuoi che io ti faccia? E quello disse, Signore, sono quasi 40 anni che sono in queste condizioni, vorrei essere guarito, vorrei cambiare la posizione della mia vita, vorrei essere trasformato, vorrei risolvere i miei problemi, vorrei che la mia vita andasse eh, in un altro modo, ma sono qui, cerco di fare quello che fanno gli altri, cioè correre, ma le mie condizioni non me lo permettono. E Gesù disse, cosa vuoi che io ti faccia? Signore, io voglio guarito. Voglio camminare, voglio essere autonomo, voglio riprendermi la mia vita nelle mani, voglio vivere come gli altri. E in un istante Gesù prega per quell'uomo e viene guarito. Ecco perché noi evangelizziamo. Come Gesù andiamo in cerca di persone che hanno bisogno della guarigione. Ma scopriamo però che non c'è soltanto il bisogno fisico della gente, la gente non è soltanto ammalata nel corpo. La gente è ammalata nello spirito, nell'anima. Incontriamo tante persone che hanno bisogno di essere toccato nel cuore. Ecco perché noi evangelizziamo, per cercare persone che hanno bisogno di Dio e ci sono problemi, situazioni che solo Dio può risolvere e c'è un comandamento. Gesù lo ha detto: "Andate per il mondo, non state a casa, non state in chiesa, uscite fuori" evangelizzate, come dice Paolo, a tempo e fuori di tempo e noi siamo qui con la neve, con l'acqua, col ghiaccio e siamo grati al Signore di incontrare persone pronte ad ascoltare il messaggio del Vangelo, bisognosi di un tocco di Gesù. Noi siamo qui con la nostra chiesa e c'è un fratello che vorrei farti conoscere, Giuseppe, vieni. Giuseppe è uno dei miei collaboratori nel ministero e, e come ogni sabato lui è qui per testimoniare di Gesù. Ha conosciuto il Signore Molti anni fa, eh, proprio perché, come tutti quanti noi, gli è stato parlato di Gesù. Ma vorrei fargli una domanda al fratello Giuseppe: perché noi evangelizziamo? Perché dobbiamo evangelizzare, fratello Giuseppe? Noi dobbiamo evangelizzare perché a questo siamo stati chiamati. Eh, per esperienza privata sia sul campo del lavoro dove che, grazie a Dio, non, come diceva già il pastore, non dobbiamo perdere neanche un'occasione. A tempo e fuori di tempo, quando è che ci è proposta qualche occasione di parlare del Signore, eh, ho fatto proprio questa esperienza: che quando è che parliamo con della gente, quando è che parlo con della gente di Gesù, vediamo che anche delle persone apparentemente disinteressate, completamente disinteressate. Magari come primo impatto noi quasi quasi vogliamo selezionare chi potrebbe, chi dovrebbe accettare l'Evangelo e chi no. Ma vediamo che non è così. La Bibbia non ci dice questo, Gesù Cristo non ci dice questo. Gesù Cristo non è che ci dice andate e vedete un po' a chi evangelizzare. Andate per il mondo e evangelizzate parlate a tutto il mondo, il mondo ha bisogno di noi e noi non dobbiamo cercare di vedere delle qualità oppure non delle qualità nelle persone, ma bensì ubbidire al mandato di parlare a tutti, parlare a tutti. Poi la selezione non è che la fa neanche Dio, è personale, ognuno di loro può accettare ed è buono che accetti Gesù Cristo come personale salvatore, come che l'abbiamo fatto noi, che è un guadagno per tutti quanti. E ripeto, anche della gente apparentemente che non potrebbe, non vorrebbe, sembra che non vorrebbe accettare il Signore ho fatto questa esperienza che quando gli parli di Gesù Cristo morto sulla croce per il loro peccato, per il nostro peccato per il peccato del mondo, si sciolgono dei cuori. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Amen. Grazie fratello Giuseppe, quindi come avete ascoltato miei cari, dobbiamo evangelizzare perché il mondo ha bisogno di Gesù. Da Vupertal un forte abbraccio, Dio vi benedica, pace a tutti ed evangelizzate perché Gesù sta per tornare, pace. Alleluia, grazie, grazie Gioele, che bel incoraggiamento che hai dato. Stamattina, appunto, ascoltavamo la storia di Hina e mi veniva in mente la grande opportunità che la Chiesa ha in questo tempo di accogliere. Quindi il mondo manifesta la sua potenza attraverso la violenza, la Chiesa manifesta la sua potenza attraverso l'accoglienza. A Dio sia la gloria. Prima di continuare volevo lanciarvi l'opportunità che Parola di vita appena. Uh, uh, sta in questi giorni aprendo a tutti i credenti in Italia che è quella di cominciare ad ordinare i calendari parole di vita 2022 i calendari parole di vita 2022 quest'anno sono partiti prima nella distribuzione perché concediamo attraverso un'offerta speciale che è appunto 60 euro 100 calendari in questo periodo fino ai, uh, alla metà di settembre quindi vi consiglio di affrettarvi ad ordinarli, a preordinarli, così che potete farveli arrivare già con un forte sconto. Contattateci al, al 379-271-0854, fate subito l'ordine, così che vi arriverà materiale immediatamente da poter cominciare a, ad evangelizzare un po'. Per eh, eh, seguire il consiglio che Gioele appunto lanciava, ma soprattutto per cominciare ad organizzarci in, questo, in questa stagione autunnale per invadere le, i nostri campi con la parola di Dio, invadere la nostra città, la nostra, la nostra azienda, probabilmente la fabbrica in cui lavoriamo, o semplicemente la scuola in cui vi, lavoriamo, in qualunque posto in cui siamo. Il Signore ci ha messo, ci ha messo con uno scopo. Con lo scopo è quello di parlare e diffondere la sua parola, il suo proposito, il suo intento a quanti il Signore ha eh, stabilito davanti alla nostra via. Abbiamo uno scopo, ricordiamocelo, e questo è quello di diffondere l'amore che Dio. Vogliamo diffondere la vita eterna, che abbiamo detto all'inizio, anche a quanti ci circondano. Bene, sono le ore 9 e 19 minuti di lunedì 30 agosto e do subito la parola al nostro amico in collegamento con noi, il pastore Vittorio Brigida, il quale in questo momento ci darà, avrà uno spazio che probabilmente sarà quello, sarà il primo spazio della giornata, Vittorio, in cui i nostri amici avranno un momento di meditazione della parola di Dio. Dio ti guidi e ti sostenga in, questo, in questa meditazione che ci darai. Prego. Alleluia. Grazie Michele. Eh, saluto anche io, Joele, eh, se ci ascolta, è un caro amico eh, del Signore. E, stamattina, eh, tramite la Bibbia, una storia biblica, voglio parlarvi anche io di una storia di integrazione, eh, proprio come è avvenuto per questa donna che lascia il suo paese, arriva in un paese straniero. Gli nasce una bambina e scopre di avere un futuro eh, diverso da quello che, eh, che si immaginava. Eh, leggo con voi eh, nel libro di Ruth, eh, probabilmente uscirà eh, il versetto in sovraimpressione. Eh, Ruth capitolo 1, verso 16, dice così: Ma Ruth rispose: Non pregarmi di lasciarti per andarmene via da te perché dove andrai tu andrò anch'io e dove starai tu io pure starò il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo dio sarà il mio dio e questa è una, è una frase di una donna che viene da eh, un paese straniero eh, e quindi voglio raccontarvi un po eh, questa storia per identificarci un po' in questa donna di cui abbiamo letto e ascoltato dall'Afghanistan, preghiamo per tutte queste situazioni, però voglio anche darti un messaggio di, eh, di speranza: un messaggio, se ti trovi in una in particolare difficoltà, il messaggio di stamattina è proprio questo. Dio ha un piano per te, Dio ha un piano particolare eh, per la tua vita. Eh, la storia che abbiamo ascoltato prima, dicevamo è di una donna che lascia il proprio paese perché è in guerra nel frattempo purtroppo gli muore il marito si ritrova in un paese dove non sa se troverà accoglienza e invece oltre a trovare una bella accoglienza gli nasce anche uh, un, una bambina ed è così proprio la storia di Ruth uh, nella Bibbia una donna che uh, lascia il suo paese che è Moab perché a Mob c'è una grave carestia, quindi il suo paese è proprio come una notizia di attualità di oggi: un paese da cui scappare. Eh, suo marito eh, muore e quindi lei deve andare in un paese straniero, in un paese, come dicevo, dove non sa se troverà accoglienza. Quindi la storia è proprio uguale, molto simile. Lascia la sua casa, è senza marito non sa che cosa gli succederà e si trova in un paese completamente diverso. Voglio dividere in tre la storia di Ruth, in tre piccole parti eh, per darvi questo incoraggiamento e in queste tre piccole parti possiamo vedere tre cose da cui imparare qualcosa di prezioso. La prima parte che vi voglio annunciare è un momento particolare. Eh, la prima parte della storia di Ruth è una storia dove tutto è buio. Abbiamo detto che il marito eh, muore, che il suo popolo è nel disastro più totale e eh, deve arrivare in un paese dove lei eh, non conosce nulla. Eh, voglio dirti subito questo, eh, la storia inizia, eh, sembra l'inizio di una catastrofe sembra la fine della sua vita e, e forse anche tu stai attraversando un momento dove credi che quello sia la fine della tua storia sei convinta che la perdita di tuo marito la perdita del lavoro oppure la scoperta di una uh, brutta malattia uh, sembra che sia finito tutto ma invece è solo l'inizio di questa storia eh, e ti prego, non ti fossilizzare sul fatto di aver avuto questo lutto in famiglia, non ti fossilizzare sul fatto di aver scoperto questa malattia o di aver perso il lavoro, perché Dio ha un piano per te. Eh, in questa storia questo è solamente il primo punto, ehm, ma diviso in tre appunto, questa è solo una piccola parte. C'è ancora qualcosa che Dio può fare per te. C'è anche un verso eh, in Geremia che viene molto utilizzato quando si parla del futuro, sono due versi, uno in Geremia 15 dice Per certo io ti riservo un avvenire felice e c'è un altro in Geremia 29 che conosciamo benissimo, eh, infatti io conosco i pensieri, i programmi eh, che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Uh, sento nel cuore di incoraggiare qualcuno che uh, si sente veramente abbattuto, e oramai uh, si è, uh, crede, oramai, crede, che, uh, che la situazione che sta vivendo sia la fine, si è convinto che uh, il lutto vissuto, il momento particolare vissuto, sia la fine. Però voglio dirti questo: il tuo lutto la tua perdita di lavoro, il tuo stato di salute è solamente una parte della tua storia. Perché Dio ha ancora un programma per te. Dio ha un programma per la tua vita. Te lo posso dire non con superficialità, ehm, non con saccenza. Eh, con distacco ma ti posso dire che ne ho vissute tante e anche sulla mia vita proprio lì dove sembra che tutto finisce Dio ha, ha qualcosa di particolare per te se stai soffrendo eh, è una cosa che te la voglio dire con il cuore eh, una, voglio, una cosa che te la voglio dire eh, sentendomi molto vicino a te non te la voglio dire insegnandoti da una cattedra non te la voglio dire eh, con spirito di superiorità vai avanti non ti preoccupare ma voglio dirti semplicemente stai pur certo che Dio ha un programma per la tua vita vado al secondo punto abbiamo detto la prima parte della storia è la situazione drammatica è la realtà eh, la seconda parte invece l'ho intitolata eh, incontri e strategie divine la storia di Ruth ci insegna questo si trova in questo paese lei non si abbatte ma si umilia Uh, con una certa dignità lei inizia un nuovo lavoro, inizia una nuova attività e, e dice: Vediamo, forse qualcosa accadrà, vediamo che cosa può succedere. Ma mentre lei si impegna con umiltà, con speranza, con tenacia, con forza, con fede, Dio non le lascia fare tutto da sola, Dio ha un programma particolare. E sembra che Dio comincia ad architettare tutto un programma particolare per venire incontro alle sue esigenze. E la Bibbia dice al capitolo 2 che mentre lei va a spigolare in un campo, cioè a raccogliere quello che potevano lasciare gli operai per i poveri, eh, si rendono conto che lei è andata a spigolare. Nel campo di Boaz, cioè di una persona che poteva eh, avere il diritto di riscatto sulla sua vita, in pratica era un parente. Quando lei torna a casa e racconta alla suocera questa cosa, la suocera subito si rese conto che c'era un piano divino e allora dice: eh, Guarda, Ruth, allora resta lì, continua in questa strada, continua con questo atteggiamento, eh, continua in questo campo perché credo che il Signore sia proprio con te. E allora eh, in questa seconda parte voglio darti eh, questo incoraggiamento. È vero, ti dovrai dare da fare, probabilmente dovrai reinventarti, probabilmente dovrai adattare delle situazioni della tua vita, dovrai metterti in campo, dovrai metterti in gioco, forse dovrai umiliarti davanti a Dio, pregare di più, chiedere aiuto a qualcuno, non lo so. Però posso dirti questo: Dio non ti lascerà. Hai un nuovo programma medico, eh, forse devi cambiare casa, forse devi cambiare città, forse stai scappando da qualche situazione eh, e non sai come fare. Te lo dico veramente con tutto il cuore: Dio non ha intenzione di lasciarti, Dio non ha intenzione eh, di farti fare le cose da solo o da sola. Certo, il nostro atteggiamento sarà molto importante perché la fede e la speranza maturano in noi eh, delle azioni positive, delle azioni buone, però, caro amico, con tutto il cuore ti dico che il Signore non ti lascerà da solo. Eh, Dio ti benedica, gloria a Dio. Vado subito alla terza parte. La prima parte abbiamo detto un momento buio, un momento pessimo. Uh, la seconda parte abbiamo detto incontri e strategie divine la terza parte è questa qui molto brevemente un futuro meglio di quello che lei poteva immaginare una volta mi è stata uh, rivolta anche a me questa frase uh, dice che i piani che dio ha per noi possono superare persino la nostra immaginazione i progetti che lui ha per te, lui può fare, dice la Bibbia, al di là di quello che noi immaginiamo. Andiamo subito alla terza parte della storia. Ora io e te forse ci saremmo accontentati di questo. Sto in un paese straniero, sto lavorando, mi sono sistemato, più o meno eh, alla meno peggio. C'ho una casetta, c'ho una casettina, c'ho qualcosa da mangiare, eh, bene o male, non è che posso programmare il futuro, però dai, alla fine sto in un posto straniero, vengo dalla povertà, vengo dalla fame, mio marito è morto, tutto sommato sto bene, eh, mi sono sistemato. E invece questa storia di integrazione, perché ripeto, Rutte era una straniera, lingua diversa, religione diversa, si trova in questo posto, um, quando dice a sua suocera il tuo popolo sarà il mio popolo, ma poi dice anche il tuo Dio sarà il mio Dio. E il Signore non lascia cadere a terra quella frase. Vuoi sapere che cosa accadde a Ruth se non lo sai? Forse conosci la storia, forse te la sto solo ricordando, ma se non la conosci accade questo. Non solo Ruth si sposa con Boaz, ma alla fine della storia c'è un programma meraviglioso che Dio ha per lei. Ruth diventa la mamma di Obed, lei si sposa con Boaz e gli nasce un bellissimo figlio, proprio come è nata Ina in Italia, chissà che non raggiungiamo anche questa donna afghana. Eh, gli nasce questo bimbo in un paese straniero, con un marito straniero in un altro posto, eh, lo chiamano Obed e la Bibbia dice che lui fu il padre di Isai, padre di Davide, in pratica Ruth addirittura, Entra a far parte della genealogia di una delle famiglie più nobili spiritualmente parlando del popolo di Israele. Diventa la bisnonna del re Davide e addirittura del trono di Davide da cui nascerà Gesù. Questa è la meravigliosa notizia che ti voglio dare. Dio non ha programmato una misera sistemazione per te non una semplice accoglienza integrazione a livello umano ma addirittura Dio prende questa donna straniera povera pagana che con tanta buona volontà si umilia eh, nelle mani di Dio e Dio gli dà un marito gli fa nascere un figlio gli dà un nuovo popolo e eh, come abbiamo ascoltato entra a far parte della famiglia spirituale di Dio diventa la nonna di Davide sappi che se c'è qualcuno che sa praticare bene l'integrazione è proprio il Signore eh, la Bibbia dice che c'è un'altra donna pagana che addirittura era una, la Bibbia dice era una meretrice una prostituta eh, anche lei entra a far parte del popolo di Israele e viene integrata completamente nell'opera di Dio allora voglio concludere. Abbiamo detto la notizia che abbiamo letto stamattina, era di una donna forse eh, distrutta eh, guardando il passato, ma che arriva in Italia e nasce questa bambina che si chiama profumo, fragranza, un profumo di qualcosa di nuovo. Eh, la meditazione di stamattina, il messaggio di stamattina è Dio ha un piano per te. Abbiamo diviso in tre parti. Momento più buio della sua vita, Dio che non la lascia sola, tre un futuro meglio di come poteva immaginarsela. Io ti faccio un invito: forse stai guardando al tuo problema, eh, forse stai guardando con pessimismo al buco nero che si è creato intorno a te, ma Dio non solo ha già una soluzione in mente, ma se ti lasci guidare... Lui ha un piano speciale per la tua vita. Eh, se permetti voglio fare una preghiera con te, poi lascerò la parola a Michele. Eh, signore, ti voglio pregare per qualcuno che in modo particolare è in difficoltà, forse non sa chi chiedere aiuto. Ti prego, Signore, nel nome di Gesù, mostragli la via di una nuova vita positiva con te una vita profumata eh, di un profumo di una nuova speranza ti prego signore eh, nel nome tuo nel nome di Gesù stamattina metti coraggio nella vita di coloro che si sentono abbattuti per lo Spirito Santo metti potenza nella vita di costoro nel nome di Gesù amen Dio vi benedica un abbraccio Grazie, grazie Vittorio, grazie per questa meditazione che ha tanto parlato al nostro cuore, onestamente una meditazione esposta in un modo straordinario, grazie. Ringraziamo il Signore per questa parola, vogliamo ancora approfittare di questa finestra aperta che stamattina, questa porta aperta che stamattina il Signore ha posto da davanti alle nostre vite, vogliamo approfittare per entrare in questa gloriosa opportunità che il Signore ci sta. Ponendo, Signore, grazie, grazie perché tu hai per noi un futuro straordinario. Questo è quanto accade quando siamo alla presenza del Signore. Egli si avvicina, si china, si abbassa alle nostre ferite, alle nostre difficoltà, ai nostri momenti, alle... con una comprensione tale che probabilmente noi non riusciremo mai e poi mai nemmeno ad immaginare. Ringraziamo il Signore, lo Spirito Santo ha guidato il nostro fratello Pastore Vittorio. E inoltre lo aspettiamo ancora per un'altra diretta e lo ringraziamo per quanto si è disposto, grazie Vittorio, ti aspettiamo per una prossima diretta. E ringraziamo anche voi cari amici che ci state seguendo in questa mattina e vi diamo appuntamento, a Dio piacendo, a domani. Intanto vi fornisco ancora il numero 379 271 se volete rimanere in contatto con noi, scriverci, stare, eh, eh, scriverci le vostre esperienze, stare in contatto e anche stamattina abbiamo appunto detto ordinare i calendari che sono appena arrivati, appena partita la distribuzione, quindi siamo pronti anche per questo, vi ringraziamo, vi diamo appuntamento a Dio piacendo a domani. E vi aspettiamo ancora con le nostre dirette su Parole di Vita che si susseguiranno tutto il giorno. Dio vi benedica. Hai ascoltato review? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the Bride and Groom? Sorry, sorry. We're here. We were getting lucky in the limo, and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.